Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: il bonus da 200 euro non spetta a tutti, per questo alcuni italiani sono obbligati a restituire la cifra percepita. Ma perché è accaduto ciò? Vediamo insieme cosa sta succedendo. Vi sono alcuni soggetti che hanno indebitamente percepito il bonus, per questo saranno costretti a rendere l'intera cifra percepita. Bonus 200 euro, ecco perché alcuni italiani sono costretti a restituirli. Il governo ha annunciato tempo fa che a luglio 2022 sarebbero stati erogati dei bonus dall'importo di euro 200. Si tratta di una misura prevista con il decreto aiuti e, come già accaduto, la cifra potrebbe essere elargita e poi revocata. Ma perché? Non tutti sono in possesso dei requisiti richiesti dal legislatore per poter avere accesso ai bonus e di conseguenza, laddove l'avessero indebitamente ottenuti, saranno costretti a restituirli. Bonus euro 200: chi e perché dovrà restituirli? Per evitare tutto ciò è necessario assicurarsi di avere tutti i presupposti di legge per poter beneficiare della misura, prima di percepire i 200 euro. Si tratta di una misura di sostegno che l'esecutivo Draghi ha deciso di stazionare ai cittadini per il caro vita, diventato sempre più pesante da contrastare. Il bonus 200 euro verrà liquidato a determinate categorie di lavoratori. L'INPS provvederà a verificare se coloro che hanno percepito il sostegno avessero i requisiti o meno. In una circolare l'Istituto Previdenziale Nazionale ha reso infatti noto che l'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.